Buonasera amici, benvenuti al Salottino Blues. Io sono Paolino e questo è Ticket to Ride, un format creato dal mio socio Massimiliano e insieme andiamo a cercare dei grandissimi chitarristi e stasera abbiamo una superstar, Andrea Braido. Ciao! Ciao, buona serata, com'è? Tutto bene, tu? Bene, bene. Come vedi, c'ho sempre in braccio questo bello oggetto. Fantastico! Con cui studio, mi diletto, registro, insomma, cioè, sono sempre lì sul pezzo. Questa è la tua Les Paul, quella che praticamente ti segue ultimamente? Beh, questa sì, è la mia preferita, è una reissue 59, è abbastanza leggera e tra le altre cose che non sta male per una Les Paul, e ha un suono veramente notevole, molto definito, tastiera perfetta. Diciamo che è uno strumento che prediligo, anche se quest'estate ho avuto delle scappatelle con una delle mie Paul Smith che ho usato per molto tempo, per anche un fatto di leggerezza, perché sai, quando viaggi, aerei, cose, scendi, vai, treno, poi io la chitarra la tengo sempre con me, non è che non mi fido, proprio non mi fido. La mia chitarra la tengo io, dai, no. Ce l'ho sempre con me in spalla, se vado al ristorante ce l'ho, lo so che può essere una cosa, però so che io la tengo in un certo modo, no? Sì. Se uno non è un musicista, o non è soprattutto anche a volte un chitarrista o un bassista che sa le criticità del manico, dello strumento, così, si tende a buttarlo lì così, no? Infatti ai batteristi non do mai gli astucci della chitarra, non mi fido, perché i batteristi sono abituati con le meccaniche. Ci penso io. Sì, esatto. Anch'io sono un po' così, sono un po' maniaco delle mie chitarre. Quando sono in giro la devo vedere, mi manca un organo. È importante perché poi sai, oltre che essere lo strumento con cui devo suonare quella sera o quel pomeriggio se sono in studio, dove qualsiasi cosa sia, comunque è il mio strumento con cui sono in giro. Non sei a casa che hai le altre chitarre, o sei in uno studio magari dove hai come da te, non so, che hai tante chitarre, dici, vabbè, no? E quindi c'è sempre un rapporto molto attento, insomma, allo strumento, anche perché è giusto tenerci, insomma, ecco, non in modo maniacale da un punto di vista, no, da impazzire, però io so le mie regole, sulla quella roba lì sono molto fermo. Ecco. E poi tu ci lavori tanto con la chitarra. Sì, perché anche quando vado a fare i concerti comunque trovo sempre il modo, anche se sono a pezzi, stanco, oppure in situazioni veramente strane, cerco sempre di suonare, di praticare, e questo mi dà molta soddisfazione, perché mi toglie da quella situazione momentanea che magari è un'attesa di un aereo, faccio un esempio, un'attesa di un treno, oppure durante il viaggio stesso. Ecco, a volte mi è capitato sul treno spesso, ma anche sull'aereo, su viaggi lunghi mi è capitato di suonare ed è molto soddisfacente, perché tutti tutti che guardano film, che dormono, invece suono, guardi dal finestrino, cioè è un bel viaggio, perché suoni, in più vedi che vai, no? Cioè è una bella sensazione, diciamo. Bello. Beh, tanti ti conoscono, molti ti conoscono come chitarrista, però chi ti conosce bene sa che non sei solo un chitarrista, no? Io nasco come batterista, nel senso che proprio ho iniziato a 3 anni la batteria, ed è uno strumento che suono quando posso. Infatti ho una bellissima batteria pronta in camera, dove quando, tipo la mattina, per dirti, se non ho da fare un'ora di Latin jazz, me lo sparo, cioè mi piace proprio, mi dà un altro inizio di giornata, non so come dirti. E poi il basso, che ho iniziato a suonare praticamente quasi contemporaneamente alla chitarra. La chitarra ho iniziato a 12 anni e mezzo, e il basso mi ricordo che mi sono noleggiato un basso a 13 anni. Però io ho iniziato a suonare prima del pop, ma già a 14, per dirti, suonavo dei pezzi di Stanley Clark, tant'è vero che mi chiamarono a suonare una band di persone più grandi come bassista, e tra l'altro col plettro, una cosa strana. Ma pensa, poi dopo sono passato a suonarlo assolutamente con le dita. Però, suonando la chitarra col plettro, ho applicato quel tipo di tecnica, no, sul basso,
e qualche slap ovviamente, che però ero molto all'inizio di questa cosa qua. E quindi sì, poi anche il basso è uno strumento che suono quotidianamente, a volte mi faccio delle full immersion, magari mi studio 2 giorni solo il basso, mi faccio 8 ore di basso, capito? Dove spazio però, no? Suono dei brani miei, registro, poi passo da brani molto jazz a cose più funky, cioè mi viene molto naturale, perché fortunatamente, che è una cosa che trovo che sia un po' un limite in molte persone che anche sono appassionate di musica, che è come uno che mangia sempre la stessa cosa, no? È uno che ti dice, io mangio solo la pasta asciutta così e la bistecca così, e non va mai oltre. Ecco, è molto facile bastarsi di quello che si sa, no? Invece io sono l'opposto, cioè sono sempre stato detto, cavolo, quella cosa lì non la so, fammi sentire. E mi è venuto naturale amare tante cose già da piccolo, perché già da piccolo ho avuto questo tipo di input, no? Di ascoltare musica diversa, frequentare gente più grande suonando già da piccolo, e che mi dicevano, senti questo disco qua, senti quest'altro, cioè era un flash pazzesco. Sì. E mi ha aperto molto ad apprezzare della musica che non necessariamente è quella che io comprendevo, ecco, questo è un po' il senso. Sì, 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 ti capisco benissimo. Io quando ho iniziato a suonare con il mio primissimo gruppo, io avevo 15 anni, il batterista ne aveva 40. Cavolo! Quindi una generazione enorme di differenza, quindi era l'85 più o meno, e capisci che loro venivano dalla crescita dei Purple come le Zeppelin eccetera. Io nell'85 avevo 15 anni, erano gruppi che proprio non esistevano, cioè non conoscevo. Grazie a loro invece ho conosciuto il mondo proprio bello della musica rock, di quella tosta, no? Le Zeppelin, Doors, Deep Purple, tutta quella gente lì, e mi hanno fatto crescere molto. Hanno fatto veramente crescere molto. Quindi è vero, suonare con persone più grandi è fondamentale. I tuoi studi, abbiamo capito che tu già da 3 anni batteria, eccetera, eccetera, eccetera. Però tu veramente da dove nasce la tua scuola di musica? Beh, allora ti direi che la mia scuola è nata un po' da questo istinto naturale di osservare e divorare ogni cosa che sentivo che mi piaceva. Cioè, se io sentivo, per dirti, un disco, ti faccio un esempio, di Louis Armstrong, anche se ero piccolo, non so cosa succedeva, però captavo delle cose, captavo dei flash, delle emozioni, queste sequenze di note mi davano comunque delle emozioni. E frequentando questa gente più grande, alcuni, non tantissimi di questi, però ce n'erano alcuni che erano considerati i fighi della zona, cioè quelli bravi, no? Cioè, diceva, quello lì, cioè, senti quello lì. E allora io, quando avevo l'opportunità di suonare con queste persone qua, si accorgevano che io veramente assimilavo ogni cosa che facevo. Cioè, se suonavano, io dopo un attimo, tac, avevo capito già cosa succedeva. E alcuni erano infastiditi da questa cosa, dicevano, cavolo, ma sento che mi stai, sai, un atteggiamento strano che c'è in alcuni, no? Tipo, mi stai prendendo cose, no? In realtà io ascoltavo, registravo e associavo anche al tipo di chitarra che aveva, al tipo di brano che suonavamo. Questo ha fatto sì però che io ero molto portato praticamente, come si può dire, subito ad orecchio, no? A riprodurre, però quelli un po' più accademici mi prendevano in giro dicendo, sì, sei bravo, però non sai la musica, non leggi, non... E io sta cosa qua, allora ho detto, vabbè, proviamo. E andai al conservatorio, però dato che, non so se sei un po' la mia storia da piccolo, mi sono tagliato metà della prima falange. Sì, della... so che è il tuo plettro. Lo uso anche siccome plettro, lo uso insieme alle altre dita da solo, cioè posso fare molti suoni particolari. Quindi quando andai a chitarra classica mi dissero, no, non puoi, perché la chitarra classica, le unghie devono essere tutte uguali, il suono deve essere, cioè c'è molta, molta classicità in quelle cose lì. Molta disciplina. Sì, ma proprio
un atteggiamento molto, se vuoi, anche tradizionale, no? E allora ho detto, vabbè, faccio il pianoforte, e mi sono iscritto a pianoforte. Ho fatto un paio d'anni di pianoforte, ma più che altro l'ho fatto perché volevo imparare la musica, però lì è stata veramente dura, perché le ore di teoria erano terribili, cioè io non studiavo mai il solfeggio, proprio non mi entrava, non ne volevo sapere, e quando entravo all'ora di teoria ero già terrorizzato, perché sapevo che quando il mio nome era un macello, quindi sentivi tutti, sai, proprio Do, Si, La, Fe, No, Fa, Mi, Re, cioè tutti andavano spediti come le schegge. Quando era il mio turno, diciamo Do, e una, due, tre volte, la terza volta il direttore mi ha spedito proprio via dalla scuola, ha detto guarda, non farti più vedere, cioè, è stato durissimo. Però aveva ragione. Allora, la fortuna ha voluto che incontrassi un sassofonista, che tra l'altro suonava in un gruppo di liscio, così, e mi fa, guarda, io sono abituato a leggere, perché sai, comunque i pezzi, ci sono le parti, i temi, le cose. Comprati il Bona. Ho detto, il Bona, cos'è? È un metodo di teoria solfeggio. Ho comprato il Bona, e con questo metodo, mi ricordo, mi sono messo di Lena, ci ho proprio detto, adesso voglio vedere, voglio capire se quello che suono già sullo strumento, che correlazione ha sulla parte, no? Sulla carta scritta, sulle note, no? In un mese solfeggiavo già come un pazzo, insomma, alla fine ho dato il diploma direttamente del terzo anno, con lo stupore del preside di quella scuola, che era la scuola civica musicale di Pergine Valsugana, dove sono cresciuto, anche se l'esame poi l'ho dato al Conservatorio di Trento, e ho preso il diplomino di teoria solfeggio. Questo mi è servito un po' per capire quello che stavo facendo, e poi anche per trascrivere della musica, trascrivere i primi brani, leggere dei temi, perché io già sui 16-17 anni avevo iniziato a suonare molto bebop, quindi sai, pezzi Charlie Parker, il primo Miles, cioè ci sono dei temi belli, belli tosti, insomma, tosti. Belli, molto fitti, e quindi tutte queste già tutte queste robe qua, ho detto sì, io a orecchio lo faccio, però se dopo devo leggere, trasmetterlo, o insegnarlo a qualcuno, o anche impararlo meglio, insomma, diciamo, mi è servito, anche sì. Se mi è servito meno saper leggere, mi è servito molto più saper suonare. Questo è fondamentale, lo devo dire per onestà intellettuale. Cioè, quello che mi ha sempre salvato poi nelle situazioni è stato sì, anche saper leggere a volte le situazioni, tipo nell'orchestra con Fiorello, faccio un esempio, o con determinati produttori che volevano delle parti precise. Però quello che mi ha salvato è stata capire al volo quello che volevano da me, cioè che tipo di suono, che tipo di assolo, per esempio, o di ritmica volevano. Ecco, questo mi ha salvato, insomma. Da aver ascoltato tanta musica diversa e suonato tanta roba diversa. Chiaro. Anche se è un periodo che magari ha delle preferenze, però io non sono mai riuscito a dire, non so, amo i Deep Purple, però amo Thelonious Monk, cioè per uno che sente di Purple dice, ma Thelonious Monk, cioè hai detto, cioè è una roba strana, perché è proprio un musicista particolare, come per dire Ornette Coleman, certi dicono no, non posso ascoltare quella musica, invece anche lì ci sono delle cose che mi hanno colpito molto, io sono fatto così, è proprio forte. Senti, quindi digitale o analogico come strumentazione? Assolutamente analogico. L'unica cosa in cui sono digitale, io sono, è un piccolo Korg che uso appunto per studiare nei viaggi, però per registrare assolutamente, sì, ho usato anche Rig, tutte queste applicazioni, Amplitude, come si chiamano, sì. No? Però le usate solo in forma di provino, perché quando ho dovuto registrare realmente la chitarra l'ho amplificata in modo classico, anche perché la mia esperienza in studio in tanti dischi e fin dall'inizio è stata quella, cioè il microfono o la KG o il Shure 56, SM57 o il Neumann, dipende dal tipo di chitarra che vai a fare, però sempre davanti all'ampli analogico, cioè suonando col suono vero di quell'ampli, ecco, io sono cresciuto con questo, e nonostante ho avuto una piccola parentesi con degli amplificatori digitali che devo dire sono di ottima fattura,
diciamo che sono molto comodi, però dal vivo io sento che chi ha la roba digitale, se io l'ampli vero lì vicino, ha un'altra botta, ha un'altra spinta. O meglio, la pasta del suono arriva in un altro modo, cioè senti che c'è qualcosa di diverso, come se gli mancasse qualcosa, perché gli mancano delle basse, le alte sono troppo stridule. Ecco, invece l'amplificatore, certo, è più impegnativo. Sì, molti usano le cose digitali perché ormai è diventato molto più comodo, cioè pesa poco, poi voglio dire, puoi farti trovare lì anche una cassa o suonare senza, cioè ci sono tutte queste migliorie così. Però io, venendo dalla generazione degli ampli, che ho sempre desiderato l'ampli, quest'anno ho sempre suonato con Fender Twin, per dirti, o Marshall DCM900, ecco, ho sempre usato quegli ampli lì, 2-3 pedali proprio il minimo. Sì. E quello è il mio suono, perché il mio suono viene molto dalle dita alla fine, e quindi sai, una volta che c'è una bella fonte come un Fender Twin o un amplificatore comunque molto pulito, sei a posto, cioè il mio suono viene fuori da lì. Poi chiaro che ci sono delle cose digitali di altissimo livello, però secondo me siamo ancora un po', sono due cose diverse, non dico siamo distanti, sì, certo, due cose diverse, sono due momenti diversi, però guarda caso, quando abbiamo un riferimento storico, parliamo di chitarristi che hanno sempre usato gli ampli. Sì, no? Certo. Sì, cosa ne so, dei Black Sabbath, parli, sì, sì. Hanno tutte le nostre realtà, cioè io sempre, quando vedevo i filmati degli Aria, per dirti, o delle Orme, filmati in queste band così del banco, così, cioè vedevo sempre muri di ampli e dicevo, sì, cavolo, quella tanta roba. sì, sì, sì. Diciamo che, vabbè, dai, il digitale e l'analogico sono due grandi macchine da corsa, se vogliamo paragonarle, solo che una è di Formula 1, l'altra è di rally. Sono due macchine da corsa tutte e due, ma sono due cose completamente diverse. Sì. No, a volte ho avuto la tentazione di comprarmi un bagaglio piccolo, da dire, lo metto in valigia, attacco, arrivo lì, attacco due jack, c'ho il mio suono. Magari anche lo farò un giorno, perché sai, comunque l'amplificatore, cioè, in questo caso non lo porto io, perché spesso sono situazioni dove io vado e prendo un aereo, quindi non posso portarmi il Twin. Però trovare lì è molto gradevole, avere l'ampli, che veramente qui sono anche un po' cresciuto, perché in studio ho sempre usato il Twin, poi ho usato, vabbè, il Soldano, ho usato VHT, comunque sempre amplificatori di a valvole, ecco, cioè ho usato il Vox, ho usato l'Orange a volte, più raramente, però ho usato anche quello lì. Fantastico, fantastico, cioè, ottimi amplificatori. Ecco, mentre sul basso devo dire che, soprattutto in registrazione, preferisco il suono del basso direttamente nel banco o dentro un minimo, non so, un buon pre, può essere un Focus Ride, non so, una roba già da studio valida, e il basso è molto più lineare. L'amplificatore fa uscire quel suono lì, hai la pacca magari dei coni, però il suono è meno definito. Sì, hai molta aria. Molto più difficile l'amplificatore del basso rispetto a quello della chitarra, perché la chitarra sono proprio due cose molto sono due cose molto diverse. Il basso, io quando attacco in pre-Focusrite, vado poi nella scheda così, riesco a ottenere un suono molto molto pulito, molto definito, che non gli manca niente, così al limite gli puoi mettere un po' di compressore, certo, puoi mettere di equalizzatore, ecco, no, per dare un suono un po', però sento molto meno, ecco. Senti, ho saputo anche che hai fatto un bellissimo libro. Mm-hmm. Sì, guarda, questa idea del libro è da tantissimi anni che ce l'ho, però sono riuscito a attuarla solamente nel luglio del 2022 con l'aiuto di un mio carissimo amico che si chiama Cristian Bressanelli, che è un ragazzo di Brescia, che però l'ho conosciuto a Los Angeles, io al NAM. Ma pensa. Sì, perché lui stava in Texas e l'ho conosciuto lì, che mi ha fatto provare delle sue chitarre, che ha dato anche a quello degli ZZ Top. L'ha data a un po' di gente. Sono delle bellissime chitarre, molto di liuteria, molto fini, elettriche curate al millesimo. E ci conosciamo lì, e ho detto, guarda, io ho questa intenzione qua, così, e parlando mi fa, guarda, se vuoi, io tra l'altro sono laureato in lettere, cioè ho una certa
dimestichezza con queste robe qua, se vuoi mi mandi il materiale e io lo metto a posto, perché come l'avevo scritto io è come parlo, e quindi non andava bene. Se tu leggevi il libro, le prime pagine, dicevi sì, ma sembra di parlare con te, allora a quel punto fai un videolibro, che non sarebbe male fare la versione videolibro, cioè videolibro, scusa, audiolibro, dove parlo io con la mia voce. Sì. Mi sa che un giorno potrei anche farlo. Facciamo un podcast. Mi attira molto l'idea. E ho fatto questo libro e lui mi ha dato un aiuto fondamentale, perché come è scritto è proprio opera sua, cioè io ho dato il materiale, però lui come l'ha messo a posto, insomma, poi tanta roba, tanti aneddoti, dischi, tournée, vita di scuola, cioè c'è di tutto. Poi anche una parte finale dove faccio un'analisi, insomma, di com'è la musica sta venendo, sta per essere trattata dal, culturalmente, anche dai mass media, no? E quindi lì vado giù abbastanza pesante, insomma, perché bisogna dire anche le cose come sono. Non si può far finta, insomma, che le cose siano sempre rose e fiori. Perché non assolutamente, sono i talent che stanno rovinando tutto. Quello sì, perché sono fatti in un modo, poi dico, ma perché non fate anche un talent per i musicisti? Perché è sempre... Basta, no, se ci pensi. Cioè è una limitazione, quello che la gente... che non suona non capisce è che tutti i loro beniamini, cantanti soprattutto, che vedono in TV, che vedono nei concerti, se non avessero dietro la musica fatta da musicisti e comunque anche da orchestra, sarebbero zero. Cioè, voglio dire, non ci sarebbe molto di quello. Cioè, o sei uno come Ed Sheeran, che guarda caso è un musicista, va su con la chitarra e si accompagna in un certo modo, canta in un certo modo e non ti fa sentire la mancanza, no? Di quello, o come faceva Pino Daniele a volte, che suonava solo chitarra e voce, ma c'era tutto un discorso. Se no, bisogna rendersi conto che è come vedere un architetto che fa un grattacielo, però non è lui che lo costruisce, no? È lui con l'arte, modo fondamentale, è il protagonista, però chi lo costruisce poi è tutta una serie di persone, di situazioni. E quindi questo secondo me andrebbe molto più sottolineato, però sai com'è, le persone ormai tendono a essere molto monocentriche sulle cose, perché è un po' anche l'italiano, un po' così, no? Sempre il migliore, no, il calciatore, quello, anche Sinner quando vinceva tutti, appena ha iniziato a perdere, però cioè, c'è una mentalità veramente contorta. Sì, strana. Cioè, voglio dire, uno è un umano e può avere degli alti e bassi, cioè è fondamentale nella vita che si affronti questa cosa qua, anche leggendo libri di vari poeti cosiddetti maledetti, insomma, cioè ci sono dei momenti di alti, momenti bassi e situazioni dove metti in discussione le cose. Cioè, bisogna essere autocritici, tante cose. No, io ti dico, quello che mi fa un po' sorridere, che ho notato anche, che da un lato mi fa piacere, però da un lato anche no. Per dirti, io ho detto tante cose negli anni sul suono, delle mie massime, no? Delle filosofie, e poi me le trovo magari riportate, leggermente cambiate, da dei ragazzi molto più giovani, che però non dicono, ah sì, tra l'altro Braido ha detto, no? Ti faccio un esempio, no? Sì, certo. Cioè, se la vendono come loro, anche questo, boh, lo trovo. Io sì, per dirti, una situazione che mi piace, anche nel libro ho fatto varie citazioni di Frank Zappa dal suo libro, ma lo dico, cioè non dico è mia, no, assolutamente, no. Oppure la faccio passare per mia, no? Quindi anche questa cosa di, so, io vengo da una generazione, o forse anch'io sono fatto così, mi piace essere molto onesto intellettualmente, cioè non mi piace, no, prendimi i meriti che non mi spettano, ma quando mi spettano però è anche giusto che abbia i miei meriti, cioè che siano miei, giusto? Sì. Ecco, tutto lì. Diciamo che il libro è una bella cosa, perché racchiude veramente l'inizio da zero in famiglia, nel senso che sentendo la musica, mio padre mi faceva sentire delle cose, mia madre dipingeva, quindi c'era questo aspetto un po' e poi la batteria, cioè, è stata un'emozione. Ancora adesso ti dico, quando vedo una bella Gretsch, una bella... Io ho una delle Gretsch. Quando vedo quelle batterie lì così, con quel colore, quella roba, cioè mi viene tutto un viaggio pazzesco, che è molto emozionale sempre. E poi quando ci metti sulle mani ti dà subito quel sound, quel, no? Quel tipo di...
mi piacciono anche le giapponesi, perché voglio dire, Yamaha, sì, però Pearl, ma sono batterie incredibili. Quando sei in tournée, a proposito di batteria, quando sei in tournée che fai, vabbè, chiaramente la tua parte, il chitarrista, e senti il batterista che non gira come si deve, gli dici qualcosa o no, lo lasci stare? Dici, ma aspetta, forse c'è qualcosa che non torna, lo correggi? Ma allora diciamo che se è un mio progetto, sì, assolutamente. Cioè, se io sto suonando a un mio concerto dove io sono l'autore di molti brani, per esempio, e comunque sono il leader, è chiaro che mi piace essere sicuro che tutti siano a loro agio e suonino bene quello che devono. Se non lo fanno, glielo dico in pubblico, magari anche scherzosamente, mi volte gli faccio. Però easy, cioè non è che poi magari dico, guarda, Udo, è il problema lì, c'è un problema su quel passaggio, su quel brano, lo vediamo così. In tournée ti dico, raramente mi è successo, perché nelle tournée che ho fatto, anche grosse, c'erano sempre dei batteristi molto importanti e da un punto di vista musicale molto preparati, quindi nel pop non mi ricordo, ecco, di aver guardato Melotti e aver detto, cosa fai? Sempre sul pezzo. Stessa cosa con Goglino, in altre situazioni, oppure anche con Vasco, insomma, cioè, voglio dire, ho sempre avuto con tedeschi, insomma, dei batteristi comunque che loro, cioè, a parte che le prove erano molte, quindi quando vai sul palco che hai provato, che è una cosa fondamentale, le prove, io quando leggo che Zappa faceva 6 mesi di prove, del resto con quello che suonavano non c'era molta scelta, perché era veramente difficile il materiale, che però dico, vedi, quando vanno sul palco ridono e scherzano e suonano cose incredibili, ecco, quindi un po' la filosofia di alcuni tour che ho fatto io era di fare molte prove, anche se poi magari apparentemente sembravano canzoni semplici, però in realtà la sicurezza nell'affrontare il brano in una situazione davanti a tantissima gente, in situazioni magari che senti il casino, non ti arriva il click, cioè bisogna essere sempre molto 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 preparati sul pezzo in modo che te la cavi anche se succede qualcosa di strano, ecco. Sì, certo, poi anche perché poi, come dici giustamente tu, provando tanto quel pezzo poi rimane talmente tuo, lo conosci talmente bene che ti puoi permettere anche di guardarti un po' intorno, perché hai quella serenità, ma l'hai provato, come dici, l'hai provato talmente tante di quelle volte che anche se ti si rompe una corda riesci. Sì, certo. No, ma puoi anche avere la musica da più esternamente, no? Perché quando sei concentrato la vivi come se guardassi dalla tua parte, no? Invece, quando sei tranquillo, che ormai hai la situazione che proprio il pezzo lo senti che è come un vestito tuo, che quindi vai, suoni, non ci pensi, è come se lo vedessi da fuori, no? Cioè è come se avessi un'altra prospettiva della vista di quello che stai facendo, e quindi ti puoi rilassare molto di più sull'aspetto precisamente musicale, tipo l'accordo, le cose. Poi può succedere che magari sbagli un accordo, ma ti riprendi in frazioni di secondo. Certo. E te ne accorgi tu, se ne è accorto magari il bassista che è di fianco, ma gli altri non se ne sono accorti. Esatto. Senti, fra tutti i brani che tu hai suonato, perché ne hai suonati veramente tantissimi, veramente hai suonato veramente tantissimi brani, ma fra tutti questi tantissimi brani, il tuo preferito in assoluto c'è? Ma tu dici brani che ho suonato io, dove ho fatto le chitarre? Sì, dove tu hai fatto praticamente il chitarrista, solo il chitarrista, solista, con qualsiasi artista, hai dovuto suonare un brano suo magari, c'è qualche brano che ti è rimasto proprio nel cuore, cioè che lo senti tuo? Sì, decisamente. Beh, guarda, con Mino ho fatto almeno 10 dischi, tra una cosa e l'altra, compreso il DVD in studio, però il primo disco, Sorelle Lumière, su alcuni brani ci sono proprio delle cose mie, sia con la chitarra classica che con la chitarra, diciamo, più fusioneggiante, più distorta, perché in quel periodo ero molto più fusion, come anche poi i dischi che sono andato a fare miei, cioè ero molto in una direzione fusioneggiante, e quindi ci sono delle cose che mi piace molto riascoltare anche. Poi, vabbè, ti posso dire
Per esempio, ci sono delle chitarre che ho fatto in un disco di Raf che si chiama dove usavo un SG, mi comprai proprio un SG che mi piaceva. Si chiama l'album, scusa, se ho perso l'audio. Sogni e tutto quello che c'è. Sono alcuni che hanno messo in dubbio che le chitarre l'ho fatte io, perché lì suono molto alla Santana. Dico, ma io suono anche così, se mi va. Poi dico, disco, vai su Wikipedia, vedi che c'è il mio nome, chitarra elettrica, ci sono io. Quindi fine. E tante altre cose, poi non so, beh, ti posso dire anche Stupendo di Vasco, lì le ho fatte tutte, dall'acustica alla ritmica, ai soli, cioè, infatti nel disco c'è scritto All Guitars Braido, by Braido. Però. E per dirti, ma poi anche i dischi di Baccini, cioè ci sono tante cose. Io ti dico, la mia filosofia è sempre stata quella di lasciare qualcosa di mio che rimanga per sempre. Cioè, quando fai una cosa bene, che vedi che è proprio il feeling è giusto così, guarda caso questa cosa rimane per molto tempo. Per dirti, io ho fatto un solo tour lungo, molto impegnativo, con Brando Hardy, poi l'anno dopo abbiamo fatto qualche data, però il fantastico fu veramente impegnativo, e poi non abbiamo più suonato le nostre strade. Io ho ricominciato a fare altre cose, altri tipi di tour, più pop, poi anche cose mie, ero molto impegnato sul versante anche insegnamento, insomma c'è stato un periodo che, però guarda caso ieri hanno postato un video di un paio di pezzi di quel periodo lì, e la gente è contenta, cioè i fan suoi, no? I fanatici proprio di Brando Hardy dicono, ah, quell'emozione, quel tour bellissimo, cioè ne parlano entusiasticamente, e il fatto che io c'ero ed ho contribuito mi fa capire che le cose, quando ci hai messo proprio la tua arte, la tua devozione, ecco, rimangono, ecco, questo è quello che mi di molti dischi che io ascolto, di qualsiasi genere, dal jazz alla musica anche classica, quando c'è un certo direttore che dirige, no? Dici, senti qua come esce quel pezzo lì rispetto a un altro, e senti la passione, la devozione che sarà per sempre, cioè è immortale, ecco. Beh, questo. Certo che tu quando ascolti diversi dischi italiani, diciamo, che tu magari vai a sentire, ti ci trovi in mezzo un po' come il prezzemolo, no? Sei un po' quasi dappertutto. Ma guarda, io per 25-26 anni ho dedicato la mia vita a questo, no? Cioè a suonare. Cavolo. Per i dischi, le cose. Quindi diciamo che sì, potevo farne anche molti di più dischi, però diciamo che generalmente facevo delle produzioni di un certo tipo, e fin quando quel mestiere lì aveva la sua creatività mi è piaciuto farlo, ecco. Diciamo che nel momento che ho visto che la creatività era meno consentita in favore di qualcosa di molto più stabilito, quindi le note dell'assolo devono essere quelle, l'arpeggio deve essere così, cioè tutto molto molto costruito, troppo, mi ha interessato meno come mestiere. E questo lo trovo anche nel jazz, in un certo jazz attuale, molto calligrafico a volte, molto quasi volesse assomigliare alla musica classica. Io invece mi ricordo sempre di cosa leggevo, di cosa ascoltavo quando leggevo magari un libro, no, sulla vita di Charlie Parker, Cannonball Adderley, questi di quel periodo lì, dicevo, ma cavolo, ma sti qua altro che Rolling Stones, cioè se i Rolling Stones sembrano dei folli, no? negli anni 70, se tu leggi la vita di questi dici, mamma mia, sti qua erano oltre, cioè Charlie Parker era oltre su tutto, sì. Era un eccesso su ogni cosa, e anche a volte ridevi, poi ci pensavi, dici, cavolo, questo qua veramente, e quando suonava, infatti senti le cose, cioè qualsiasi nota che ha fatto Charlie Parker, io quando la sento mi colpisce proprio, mi dà una botta, come non so, è come se sentissi Van Halen e Rapson il primo disco, ecco, cioè dici, è un altro tipo di musica, però l'intensità, ecco, sì. Che a me interessa nella musica alla fine poi è l'intensità di quello che fai, che poi nella vita, se ci pensi, l'intensità è una cosa fondamentale, perché
certo, per un poco, come fa, come cucina una cosa, ma anche un muratore che fa una cosa, ci mette la passione, vedi come ti costruisci le robe, cioè, no, ogni mestiere ha la sua passione e intensità, quindi per me è molto importante, insomma. Caspita, non è poco, insomma, quello che stai dicendo è fondamentale. Beh, le generazioni sono cambiate, i musicisti che c'erano una volta, quelli di oggi, sono un po' un disastro, quindi purtroppo prima vivavamo proprio, come dicevi tu, Minna, che è una cosa, è un gigante della musica italiana. Oggi della musica italiana non trovo praticamente nessuno a paragonare a Mina, cioè quelli nuovi, chiaramente non riesco a trovare un paragone. Ma secondo me no, beh, ci sono dei, senza fare paragoni, diciamo che ci sono sia musicisti che anche dei cantanti che sicuramente hanno trovato una strada, diciamo, nuova e sono arrivati al cuore di molte persone. Quello che a me dispiace è che, diciamo, vivono le cose chiaramente con quello che hanno vissuto, ecco, non hanno assaggiato un altro tipo di realtà, no? E quindi pensano che quello sia giusto così, no? E invece, diciamo che la libertà di esecuzione, la creatività soprattutto, è calata molto da questo punto di vista, e i musicisti spesso sono relegati a degli accompagnatori, in modo che il cantante si possa prendere tutti i meriti che spesso sì. Non... Ecco, questo è quello che, diciamo, mi dispiace molto per le nuove generazioni, infatti stanno iniziando a produrre i propri dischi, a escludere il circuito tradizionale, no? Perché tanto il circuito tradizionale, ormai le major, ti posso dire solo che a me da Facebook e da Instagram sono spariti tutti i miei dischi da secondo me. Non ci sono più, ho scritto a Believe, ho scritto alla SIAE, tutti mi hanno detto: guarda, stiamo verificando, vedendo com'è, perché la SIAE non c'entra in questo. Entra Believe, che è l'aggregatore, sì, però ha sempre dato risponde vaghe, cioè come ti permetti di togliere i miei dischi che sono autore, compositore, musicista, con dei dischi regolarmente venduti su iTunes, sui vari portali, me li fai sparire, ecco. Quindi se comandano queste forze qua, cioè capisci che anche a livello musicale vogliono far piacere alla massa quello che loro decidono, quindi sì, diventa un format. Poi ogni tanto tirano fuori i nomi storici perché non possono ignorarli, per esempio parlando di stranieri, salta fuori il nuovo disco dei Beatles che era nascosto, faccio un esempio, il nuovo tour degli SDC, eccetera, perché non si può mascherare la musica per quello che veramente, come è nata, come è cresciuta sia in Italia che all'estero. Però diciamo che io ti dico, sono in una fase molto zen, nel senso che io faccio il mio, studio sempre tutti i giorni, amo la musica sempre di più, vivo la vita in modo completo, cioè non è che vivo la vita attraverso la chitarra, assolutamente, cioè semmai vivo la musica, cioè la chitarra attraverso la vita, che è un discorso molto diverso. Però se a un certo punto te ne prendi anche atto, cioè certo, funziona, speriamo che ci sia un cambiamento dove la gente ricominci ad apprezzare i bei libri, i buoni usi e costumi, cioè anche il rispetto degli altri, capito? C'è questa rabbia latente nelle persone che ogni volta devono giudicare. Allora uno dovrebbe semmai prima vivere le esperienze e poi parlarne, no? Cioè molta gente spesso giudica delle cose che non ha vissuto e probabilmente non vivrà mai. Allora dici, ma come uno che dice buono quel panino, ma l'hai mangiato? No, allora come fai a dire? No? Oppure New York, però, ma ci sei stato? No. E allora, cioè, sempre lì, le esperienze vanno fatte e poi filtrate attraverso un'esperienza diretta, se no parli di qualcosa che hai sentito dire, e purtroppo è un uso e costume ormai alla deriva, cioè proprio della gente che non sa di cosa parla, soprattutto anche quando si parla di musica, giudicano secondo la loro visione, che è una visione veramente piccola, una limitata, non è vissuta, ecco, tutto lì. Sì. Io non mi permetto di andare da un dottore e dire no, però secondo me c'è gente anche così, ma sì, dottore, se, no, ho letto su internet che se faccio, ma
scusa, tu leggi su internet o vieni da un dottore? Cioè, io fare il dottore, se permetti, no? Sì, sì, c'è, c'è. Sì, ecco. Sì, no, no, è vero, è vero, è vero. Io qui non faccio solo questo, cioè questa cosa qui di intervistare persone è nato da poco e più sta andando avanti più mi sta piacendo e più mi sta portando via una montagna di tempo, perché siamo partiti a una sera al mese, oggi siamo a tutte le sere, io tutte le sere ho un'intervista da fare, quindi sta diventando veramente, e siamo partiti da piccoli musicisti di paese e oggi siamo arrivati a un grande artista come te e in agenda abbiamo Luca Colombo, abbiamo Chris Mantello, abbiamo gente che lavora proprio sulla musica, vive con la musica, e quando parlo con altre persone che non fanno neanche un decimo di quello che sto facendo io, come dici tu, criticano. Sì, vabbè, ma quello là, quello là. Ma tu ci hai parlato con quella persona lì? No, perché te sì. Io sì, ci ho parlato. Cioè, il sentito dire... La situazione tremenda del giudicare la vita degli altri, che io trovo che... Allora, secondo me, il mio parere certo. È questo, che se tu hai tempo di giudicare la vita degli altri vuol dire che hai una vita un po' piatta. Oppure non hai niente da fare, perché con tutto quello che c'è da fare nella vita giornalmente, io sinceramente di occuparmi, criticare o giudicare gli altri, sinceramente, se non è una cosa che riguarda una cosa molto personale, quindi c'è un discorso magari, come dicevi tu, band, non so, prove, ecco, allora lì è un discorso molto intimo, però il fatto che io mi metta a parlare di altre persone, cioè sinceramente è molto... Dura. È un segno di qualcosa che non va, ecco. Una volta vedevi della gente ai concerti che chiudevano gli occhi e dicevano andavano in estasi. È vero. Quello è, poi si dice ma la musica adesso non è più quella di una volta, c'è musica scadente, ma ti credo, se la gente ha la funzione di dire come vanno fatti i dischi o come la musica deve essere, oppure i paragoni sono sempre gli stessi, perché c'è anche quel problema, paragone sempre con determinati nomi stranieri, sì. Solo su quei 2-3 dischi, il che è limitante, perché la musica è troppo grande, sì. Come per poterla racchiudere solo in 2-3 situazioni, per quanto siano, ecco, quello che concluderei con questa cosa che è molto importante. Bisogna sfatare un attimo nelle nuove generazioni il fatto che se una cosa è molto popolare ed è venduta in tutto il mondo, per forza deve essere una cosa di qualità. Purtroppo non è così, perché abbiamo visto nella storia dell'umanità tantissimi grandissimi personaggi che, se fossero vivi adesso, godrebbero di quella popolarità. Pensiamo a pittori, musicisti, certo. Attori, eccetera, che nella loro epoca non sono stati per nulla valorizzati a livello di massa, però poi invece sono diventate delle icone incredibili. C'è chi ha la fortuna di avere un'icona in vita, fortuna, sfortuna, dipende dai punti di vista, e chi invece no. Certo. Però poi tutto quello che ha fatto. Quindi, sai, alla fine bisogna sfattare un po', perché uno vede in televisione, uno dice, quello ha fatto 100.000 persone, non so, cantando sull'isola tale d'Italia. Sì, ok, è un bel risultato, però... non vuol dire che per forza questo sia uguale qualità, arte e cose. Cioè è un successo commerciale. Ormai, purtroppo, per il discorso che dicevo prima, essendoci dietro queste forze occulte che vogliono spingere un modo di pensare omogeneo, e quindi tutti a pensare allo stesso modo. Infatti c'è molto più razzismo adesso verso la diversità. Cioè io me la ricordo questa cosa qua a scuola, tu, quello lì, penso sempre a suonare la musica, no, non chiamarlo alle feste perché quello lì è sempre in musica. C'era già una forma di razzismo, ma adesso è diventata veramente incredibile, no, nelle nuove generazioni, vedere come a volte vengono escluse delle persone. Concludo però dicendoti che sono anche felice che ho tanti esempi di giovani che non sono affatto così, e quindi non farei mai di un'erba un fascio, sai come. Sono tutti così, quelli sono con l'acqua. No. Mana, per fortuna, ha una sua auto energia che ci rende diversi. Ecco, questa è la cosa bella. Concordo in pieno con te, perché
ti ripeto, sto intervistando parecchi ragazzi e vedo che ci sono parecchi giovani che stanno lavorando duramente per arrivare a un loro obiettivo. E questo è fantastico, ma proprio ragazzi giovanissimi, 23 anni, che ci stanno dando veramente tanto, e arriviamo più o meno sempre agli stessi discorsi, no? Viene sempre fuori sempre lo stesso nome dello stesso gruppo, i Maneskin, no? Che purtroppo sono caduti in quello che dicevi tu, nella mangiatoia di questi potenti, li hanno fatti esplodere troppo in fretta e troppo tanto, che oggi stanno soffrendo di questa cosa qui, cioè sono arrivati al punto che sono quasi spariti, no? Cioè... Ah sì, oggi sentivo che il cantante si è messo in proprio, cioè ho sentito la notizia. Sì, voce strepitosa, poi per lo più lui c'ha una bellissima voce. Lui si è messo da solo e nel sito ha tolto anche i riferimenti al gruppo, però sai, vai a capire, lì sono, sì, io sono d'accordo che è stato tutto molto fulmineo, no? Non c'è stata magari un periodo più lento di esplodere così nel mondo, però sai, lì non dico altro perché chissà veramente come è stata la cosa, cioè all'origine. Certo. Sì, no, infatti. Infatti, i potenti, come dicevamo prima, i potenti sono quelli che hanno mosso le pedine, hanno fatto veramente... Io già dall'inizio ho sempre detto con il mio gruppo che suoniamo, per me questi fanno un botto prima o poi, perché stanno correndo troppo, stanno facendo tanto troppo in fretta e tutto subito. Caspita, ero contento per loro, perché io non sono uno di quelli che critica, giudica, invidia per me è pari allo zero. Io quando vedo uno che... anche che magari è meno bravo di me, però è lì sul palco, non lo invidio, dico, cavoli, coraggio, cioè, bravo, fai bene, no? Quindi io ammiro sempre tutti, poi vabbè, adoro la musica, quindi mi piace quelli che ci provano sempre, però questi li vedevo che dietro sentivo che li spingevano troppo, ed è un peccato, perché fossero partiti magari un po' più tranquilli, magari oggi erano ancora lì, che facevano il loro, anche se a livello musicisti non so quello che vuoi dire. Il problema, sai cos'è, che una popolarità così enorme, cioè un cambio di vita così enorme, cioè voglio dire, i Beatles sono andati fuori di te, George Harrison, bravo, per dire, voler fare dei paragoni, ma quando ha fatto il primo tour, dopo non ho più voluto andare in tour per anni, cioè ti può veramente sconvolgere una... Sì. Stiamo parlando dei Beatles, che voglio dire, era una roba talmente potente, ancora di più, e quindi il successo può essere una doppio taglio, insomma. Io ho visto molta gente, anche stando in dimensioni più contenute, che hanno perso la testa dopo un tour, oppure si credevano già arrivati, cioè quasi. Mai. Sempre bello tornare dal vecchietto, che la mia vita è quella lì, semplice, non ho la televisione, ecco. Cioè ritornare alle origini non fa mai male, un pochettino, insomma, ecco. Sono d'accordo. Senti, per andare in conclusione, i tuoi progetti futuri? Ma ho un bel progetto con cui ho suonato anche quest'estate, ho due, tre, tri, diciamo, jazz diversi, con musicisti diversi. Quest'estate ho suonato un bellissimo festival ad Agrigento, ad Arcosoli, praticamente proprio vicino alla Valle dei Templi, con Vito Di Modugno all'organo, Hammond, e Mimo Campanale alla batteria, e ho postato anche qualche video di recente di qualche fans che l'ha fatti. È stato veramente molto bello, molto intenso. E poi un altro trio con altri musicisti, con altri, tipo la formazione basso, batteria, che adesso classica proprio. Sì, trio classico, oppure con un altro organista ancora, c'è una nuova, infatti ho in programma di suonare in Veneto, anzi in Friuli, a breve, anche poi a Milano, con un'altra situazione ancora, e poi ho in mente di fare anche tante cose, anche altri dischi, però sai, con i dischi ci vado un po' più piano, perché poi voglio dire, alla fine quando hai fatto il disco comunque hai realizzato la cosa, e la difficoltà è renderlo
comunque non tanto reperibile elettronicamente, digitalmente, ma appunto per il fatto che dicevo prima, anche la pubblicità, i dischi che vengono spinti spesso sono dischi che vanno, giocano sul sicuro di cassetta, insomma dischi detti molto popolari, sì. No? Ed è un peccato, perché con questo fatto sembra quasi che vogliano distruggere le piccole label, le piccole etichette, no? Ma non ci riusciranno. No, no, perché io sto notando che sta quasi accadendo proprio il contrario. Cioè, gli indipendenti stanno snobbando le grandi etichette. E lo devi fare per forza, perché devi conquistare il tuo spazio, no? No, prima esatto. Equilibrata la cosa, adesso è abbastanza evidente che c'è proprio una parte che ha diviso le acque, e anche nella scelta dei personaggi lo vedi che insomma è abbastanza proprio tutto un conformismo incredibile, cioè pazzesco, che è l'opposto di quello che ha creato band storiche di cui si parla, perché alla fine tutti i musicisti e anche artisti, scrittori particolari sono venuti fuori proprio da un anticonformismo non necessariamente forzato, ma da una scelta che è stata propria, non è certo. Stata data da una forza popolare o di successo, no? Ha detto io faccio quello e spero, pensa a Frank Zappa, cioè quello che ha fatto Frank Zappa, allucinante la mamma forza mia. Perché ce li aveva tutti contro, era veramente difficile in quel momento anche in America, però anche altri scrittori particolari che sono sempre stati in un'altra sì. Direzione. Manca un po' il Festival Bar, eh? Manca. Festival Bar, sì, io ne ho fatti qualche d'uno. Ho fatto manca. Con Osini, con Baccini, sì. Manca, perché secondo me era un po' una scuola. Beh, anche lì sì, c'era un altro modo di trattare la musica, per carità, sono cambiati i tempi, quindi non voglio mica fare quello nostalgico, no, certo. Però insomma c'era un'altra attenzione su una vetrina diversa, ecco, diciamo, considerare di più tutte le persone che suonano, i musicisti, sia professionisti che non, dovevano fare delle trasmissioni dove si parla di musica, come si faceva una volta che invitavano Franco Cerri col suo quintetto, oppure arrivavano appunto gli Aria e ti dicevi cavolo, questi qua sono dal vivo lì, diretti così, e far partecipare le persone, cioè potrebbe essere un mercato, invece pensano solo a guadagnare il massimo con il minimo, ecco dov'è il problema, poca sì. Il massimo introito, questo, cioè sì. Sfrutta al massimo le robe invece di dargli la sua giusto respiro, secondo sì. Me è il limite. Sono d'accordo, io sono poi la generazione del grandissimo Red Ronnie, che aveva fatto una cosa fantastica con Biba Palula, aveva fatto un programma che adoravo molto, cioè lo seguivo parecchio, perché era forse uno dei pochissimi che appunto chiamavano i musicisti, li intervistavano e creavano proprio questa cosa, un po' come stiamo facendo qui nel nostro piccolo salottino, andare a intervistare queste cose qui. Mancano queste cose. Una bellissima chiacchierata con te, conoscerti, insomma, in bocca al lupo per tutto e per il futuro. Tra il lupo e viva lo Staffordshire Bull Terrier, che è il mio cane. Fantastico. Staffordshire, sai come lo direbbe in inglese? Staffordshire Bull Terrier. Altra roba. Dai. Fantastico. Grazie Andrea, grazie mille. Ciao, buona serata a te.